Gli aeroporti siciliani sono costituiti architettonicamente in maniera diversa da tutto il resto del mondo? No, perché hanno studiato, vero? Che dico, cazzate. Hanno studiato, no? Gli ingegneri, gli architetti, hanno studiato, dice, questa popolazione è troppo diversa dal resto del mondo, quindi non è che gli possiamo fare gli aeroporti uguali, perché sennò si perdono questi, non sanno interagire con l'ambiente, no? Per esempio, gli arrivi qua a Milano, a Linate, lo dico anche per gli altri, no? A Linate qui, come sono gli arrivi? Piccoli piccoli, no? Cioè tu esci, prendi il bagaglio, si aprono le porte, no? Quando prendi il bagaglio si aprono le porte, tre passi, via, no? Sei subito fuori, incontri tassisti più o meno incazzati, però dico, pre o post liberalizzazione, comunque tu prendi il bagaglio, si aprono le porte, tre passi, via, no? Linate, quando è proprio, no? E se... Perché tanto a Milano chi ti viene a prendere? Ma chi ti caga? Nessuno. Ma non è che mi viene a prendere, ma ci sono i mezzi che sono così comodi. Sei affettuosissimo, milanese. Invece, a Palermo, intanto le partenze sono fatte in modo tale che il distacco col parente avvenga il più tardi possibile. Loro ti devono seguire anche durante il check-in, durante i controlli di sicurezza. Sali sull'aereo e te li ritrovi come piloti. Gli arrivi che a Milano sono via, a Palermo gli arrivi sono a forma di piazza. Perché per ogni passeggero atterrato ci sono almeno 12 parenti. Il nonno, la nonna, gli zii, i nipotini, i cuginetti, che alla fine quello che arriva in macchina non ci sta, si deve prendere i mezzi. Uguale. Uguale a Milano. Ciao. Poi è bello che io ogni volta che arrivo dico, mamma, quando arrivo a casa mia a Palermo, arrivo, mamma, me ne vado a mare che mi devo togliere proprio l'umidità dalle ossa che sono sta a Milano, proprio la nebbia, me ne devo andare a mare. A mare? Ma che sei pazza. Prima devi andare a fare visita a tutti i parenti. E comincia sta processione. Allora, in Sicilia, per ogni parente che vai a trovare, ti offre il caffè. È una tradizione. E da noi le tradizioni non si discutono. Vai dal primo parente, arrivi. Gioia, sei arrivata. E quando parti? Ma che ne so, sono arrivata ora. Non lo so, guarda, sono arrivata ora. Lo vuoi un caffè? No, grazie, zia, veramente, non lo bevo. Te la faccio. Vai dal secondo parente, arrivi. Ehi, gioia, sei arrivata. E quando parti? Non lo so, zia, non lo so. Lo vuoi un caffè? No, grazie, zia, veramente. L'ho bevuto prima dallo zio Pino. Ah, dallo zio Pino, sì. E da me no. Te lo faccio. Vai dal terzo parente, arrivi. Ehi, Gioia, sei arrivata. E quando parti? Subito, zia, manca il tempo di un caffè. Subito. Vado subito. Vabbè, te la faccio, te la porti col termos. Che c'è speranza di vincere con i parenti palermitani, non ne hai. La notte mi metto a letto. Con gli occhi spalancati, perché ho bevuto 25 caffè, e comincio a contare i parenti come fossero pecore. La mattina mi sveglio, dopo che ho dormito 15 minuti, vado da mia madre, mamma, ma l'hai sentito pure tu il gatto?
E lei che cosa mi risponde? Lo vuoi un caffè? Ma sì, mamma, fammelo sto caffè, che così me ne vado a mare. A mare? Ma che sei pazza? Oggi faccio la pasta con le sarde. E che fa, non te la mangi? Sì, vabbè, non ti preoccupare, mamma, dai, resto, anche perché sennò a mare che mangio un panino, non resto, mi mangio la pasta. Vado domani a mare. Domani. Domani faccio la caponatina. Vabbè, allora vado dopodomani faccio le arancine. Insomma, io passo un mese e mezzo di vacanze in Sicilia a mangiare. Quando torno qua a Milano, i miei amici milanesi mi dicono che bello, sei stata in Sicilia un mese e mezzo. Chissà che mare! Chissà! Dalla cucina di mia madre il mare manco si vede. Devo dire che questo nostro amore, no? Questo culto che abbiamo per il cibo, per il mangiare, da voi popolo del nord, sembra i barbari, i celti, da voi, un po' barbari siete però, da voi popolo del nord viene visto come una cosa un po' esagerata, no? Animalesca, un po' quasi primitiva, però poi quando vengono da noi sa fottuna spisa. Oh. Sì, sì.